Al via il progetto pilota Telestroke, che permette la valutazione a distanza e la presa in carico del paziente colpito da ictus. Il sistema integrato vedrà attivi il centro hub dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, che ha in guardia attiva neurologo e neuroradiologo, e di pronto soccorso dei presidi ospedalieri di Battipaglia e di Oliveto Citra, che non hanno il neurologo di guardia. Il nuovo sistema tecnologico è stato inaugurato questa mattina con un intervento simulato su un paziente colpito da ictus e ricoverato presso l'ospedale di Battipaglia. Tutto questo alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Questa mattina facciamo partire un servizio molto importante. Il Ruggi di Salerno e l'ospedale di Nocera sono i punti di forza della rete dello stroke. Che cosa vuol dire? Che chi ha un ictus deve avere la possibilità di ricevere una cura entro le 4-6 ore. Siccome non in tutti i presidi ospedalieri vi è il neurologo, facciamo un collegamento telematico con Nocera Inferiore in maniera tale che da Nocera possano essere date le indicazioni necessarie per un primo trattamento dell'ictus. Questo può aiutare a salvare tante vite umane. È un altro elemento di eccellenza che abbiamo qui e che si aggiungerà poi ad un'altra struttura che sul piano oncologico completiamo, al presidio ospedaliero di Pagani, dove sono in corso i lavori. Ovviamente è una zona che merita una grande attenzione perché è una delle zone strategiche della Regione Campania, fra l'altro partiamo a brevissimo anche con il master plan dell'Agrosarnese Nocerino. E dunque siamo impegnati in un lavoro di rilancio anche di tutto il territorio. Questo è solo un primo esempio, Presidente. È un primo esempio, ovviamente noi facciamo miracoli per le risorse che abbiamo a disposizione. Voi sapete che siamo ancora da un anno in attesa dei fondi sviluppo e coesione, ma abbiamo un ministro che, come dico io, mi pare un prete spretato, parla alla fine quando ha concluso il suo intervento, non si capisce che cosa ha detto. Sta di fatto alla Regione Campania erano destinati nel riparto di un anno fa 5 miliardi e 600 milioni. Stiamo ancora aspettando da un anno e io continuo a sentir ripetere dal ministro quello che sta ripetendo da 6 mesi. Cioè il nulla. In Italia ogni anno si registrano 200.000 casi di ictus, di cui l'80% sono nuovi casi e il 20% recidive. La tempestività è fondamentale perché l'ictus è una patologia a tempo dipendente. Ci sono zone della provincia di Salerno non facilmente raggiungibili. Il telestroke dunque rappresenta un'opportunità per salvare la vita del paziente. Direttore Sosso, siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione nella sanità, il primo esempio nel Sud Italia. Beh sì, diciamo centro-sud Italia, perché effettivamente nel momento in cui si è in difficoltà io credo non bisogna mai mollare la spugna. Oggi abbiamo tecnologie tali che ci consentono di refertare delle patologie importanti come l'ictus anche da remoto. Quindi Nocera in questo momento diventa il nostro polo di riferimento per refertare sui pronto soccorsi di tutta quanta l'azienda sanitaria di Salerno problematiche da ictus. Il paziente che accede in pronto soccorso e per il quale c'è il sospetto di un ictus verrà refertato direttamente dal reparto di neurologia di Nocera, nel quale si farà la diagnosi, e questo consentirà di effettuare la terapia trombolitica presso il pronto soccorso verso il quale è avvenuto l'accesso. Prossimi obiettivi? Beh, i prossimi obiettivi sono estendere questo progetto pilota su tutti quanti i pronto soccorsi dell'area dell'ASL di Salerno, fare sinergia con l'azienda ospedaliera Ruggi perché ha una funzione di hub e quindi stringere ancora di più il legame per il secondo livello, quello successivo, e poi cercare di implementare ancora di più o utilizzare al meglio le tecnologie. Perché vede, quello che mettiamo in atto è un esempio di applicazione sull'ictus, ma potrebbe essere anche utilizzato per altre patologie. In un momento nel quale nei pronto soccorsi vi è una carenza di personale medico rilevante, questa è una prima risposta a quelle che sono le criticità.